Quando i muri delle case ospitano le opere degli artisti, un paese intero diventa una galleria d'arte a cielo aperto. Accade a Piscina, piccolo comune agricolo della Piana del Pinerolese, dove 30 anni fa, grazie all'intuizione di un pittore locale, Antonio Panino, l'amministrazione comunale ha dato il via a questo progetto culturale. Adesso alcune opere dovevano essere restaurate, compito portato a termine dall'Istituto Centrale del Restauro, con gli studenti delle scuole di alta formazione di Roma e Matera. Le lavorazioni che sono state svolte su le opere di Antonio Carena, Giacomo Soffiantino e Francesco Tabusso, rispettivamente dei murali urbani sintetici su muro e delle lamine metalliche dipinte sempre con sintetici che sono state poi affisse a muro. Le caratteristiche tecniche di queste opere si differenziano per materiali costitutivi e interagiscono con il contesto ambientale a livello di degrado in dei modi molto differenziati e per questo l'intervento di restauro ha avuto, diciamo, la necessità di occuparsi di differenti materiali per composizioni che fossero idonei per caratteristiche tecniche sia ai materiali costitutivi, ma sia che riuscissero ad avere una giusta durabilità e ritrattabilità nel tempo rispetto al proprio contesto.